Un bando dedicato alle start-up innovative da 10 milioni di euro. È quello annunciato dall'assessore regionale alle attività produttive Andrea Maria Antonini a margine dello Smau Marche, in corsa al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno. Circuito di riferimento dell'ecosistema dell'innovazione nazionale e internazionale, Smau torna nelle Marche per il quarto anno nell'ambito del suo roadshow dopo le tappe di Parigi e San Francisco. La scelta delle Marche è dovuta al fatto che Smau ritiene che questa regione sia tra le realtà più sorprendenti e attrattive in Italia e in Europa per i temi dell'intelligenza artificiale, del digital twin e della sicurezza informatica, grazie alla stretta collaborazione tra imprese e istituzioni come la regione Startup. È un'iniziativa importante perché dà la possibilità di fare networking tra le startup innovative, quindi tra le giovani startup dove la creatività fa da padrona in un certo senso, con le imprese per uno sviluppo complessivo dell'ecosistema imprenditoriale economico della nostra regione, che ha come focus l'innovazione. In occasione dell'evento hanno ricevuto il premio Marche Terra del Benessere le migliori 3 imprese innovative del territorio operanti su tematiche legate al benessere, ovvero realtà che con il loro lavoro ogni giorno promuovono uno stile di vita sano, consapevole ed equilibrato sotto il profilo alimentare, ambientale, psicofisico, culturale e sociale. Secondo me oggi dobbiamo pensare più che al fatturato, più alla crescita del capitale umano, perché il benessere della persona produce ricchezza e produce crescita delle aziende e anche crescita del territorio.